stato uno dei fari negli anni 90 della nazionale belga, dove giocava in coppia d'attacco con Luc Nilis. Stiamo parlando di Luis Ayrton Lulu Oliveira. Buonasera Oliveira, buon pomeriggio anche a voi. Beh, sono caduto sul buonasera, cari ragazzi, perché io sono abituato a fare le trasmissioni di sera, quindi è una sorta di disabitudine. Comunque rinnovo il buon pomeriggio a Lulu Oliveira, e la prima domanda che io vado a porgli è sicuramente attinente alla nazionale belga, una nazionale belga dove lui ha giocato, e lo si ricorda soprattutto al Mondiale del 1998, su cui c'erano grandi aspettative, molti la davano addirittura come favorita di questo europeo. Ha deluso nella prima gara contro l'Italia, si è rifatta nella partita con l'Irlanda, vincendo 3-0 con una doppietta di Lukaku. Oggi è una sorta di spareggio con la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Come la vedi, Luis, e dove può arrivare questo Belgio? Ma diciamo che ha detto bene che la prima partita contro l'Italia non è che loro non hanno giocato un calcio bello, perché l'Italia era una squadra che aspettava e giocava quasi praticamente contropiede. Siccome è una squadra dei ragazzi molto giovani, no? Perché ormai hanno capito come faceva gli anni anche l'Italia, che cercava di fare, di sviluppare soprattutto, di portare avanti un progetto con i ragazzi giovani. Questo loro stanno facendo benissimo e continuano a fare, e si vedono adesso i risultati, che questi giocatori giovani pochissimo giocano in campionato belga, sono tutti giocano fuori, e questo è importante, perché dopo la sconfitta contro l'Italia nessuno non credeva più nella forza della nazionale belga, perché sono partite veramente favorite, perché loro devono vincere, arrivare per primo nei gironi, e adesso stanno lottando per risalire il più presto possibile. È vero che l'Italia in quella partita ha giocato molto bene, con grande determinazione, una voglia matta di vincere, e Belgio ha mancato soprattutto... Perdonami se ti interrompo, Luis, quello che volevo chiederti, probabilmente ti farò una domanda scomoda, perché al Mondiale del 98 è stato anche un tuo compagno di squadra, sto parlando di Wilmots, che poi da giocatore è stato un ottimo giocatore, perché ce lo ricordiamo soprattutto nello Schalke 04, da allenatore ad allenatore, perché tu sappiamo che nell'ultimo anno è allenato a Malta il Floriana, la società di cui fa capo Riccardo Gaucci, questa società di Malta, 25 volte campione di Malta, che però non vince il titolo dal 1993. Tu sei stato compagno di squadra di Wilmots. A Wilmots gli si possono fare i complimenti dal punto di vista caratteriale, perché è un allenatore di carattere, però sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico il Belgio, nonostante i suoi grandissimi campioni, ha manifestato delle lacune. Questo è inevitabile, è sotto gli occhi di tutti. Tu che cosa ne pensi? Ma è questo, ma io posso dire che quando una squadra ha i grandi giocatori, che soprattutto di un buon palleggio, no? La cosa più facile è organizzare, soprattutto cominciare l'azione da dietro, e questo nel nazionale di Wilmots si vede pochissimo. Hanno questa palla lunga, Lukaku, soprattutto l'inserimento delle due esterne, se no la palla giocata dietro a centrocampo e l'inserimento sull'esterno. E questo, dal mio punto di vista, penalizza tantissimo perché hanno un giocatore veramente straordinario tecnicamente forte, e loro perdono questa grande qualità che hanno. Per me, se loro non continuano a fare il gioco bene come facevano prima degli europei, rischiano di essere eliminati. E questo, sì, per la nazionale belga veramente è un brutto colpo. Sì, oggi potrebbe rischiarsela con Ibra, perché poi il Belgio parte nettamente favorito, però dall'altra parte c'è un grande giocatore che potrebbe essere alla sua ultima partita in nazionale, come Ibrahimovic, quindi poi le partite vanno sempre giocate, e quindi potrebbe farsi complicata per il Belgio. Va mantenuta alta la soglia d'attenzione, ma c'era Francesco Tusi che voleva girare una domanda, una considerazione a Luis Oliveira, parlando di un grande giocatore, uno dei più forti della storia, con cui ha avuto il privilegio di giocare Luis. Stiamo parlando di Gabriel Batistuta.
Luis, buon pomeriggio. Io volevo sapere da ragazzo cresciuto negli anni 90 e che quindi ha visto quelle squadre, quella Fiorentina, quel calcio meraviglioso che c'era in Serie A all'epoca, un aneddoto, qualche racconto su Battistuta e anche su Manuel Rui Costa, già che ci sono, anche di calcio, di Comincio campo. con Re Leone perché io quando sono arrivato a Firenze, no, perché io dovevo prendere il posto del suo grande amico Baiano che si è infortunato gravemente, io mi sono stato colpito delle cose che faceva Battistuta. Diciamo che coi piedi non era, diciamo, un giocatore di classe, no? Ma lui dopo gli allenamenti rimaneva lì, sul murettino, se non con un'altra persona, a migliorare i piedi, no? Quello è stato una delle cose che mi ha colpito, perché un giocatore come lui, diciamo, no, che grande campione, ma che me ne frega se ho i piedi storti o i piedi così importanti, e fare quello che sto facendo. Lui soprattutto ha voluto migliorare il punto debole che aveva in quel periodo. Rui Costa, no, Rui Costa era un giocatore, per me uno dei più grandi giocatori che ho giocato insieme, perché tecnicamente forte. L'unica cosa che lui esagerava di più era voleva dribblare spesso, perché qualche volta con un passaggio filtrante potevamo portare due giocatori davanti alla porta, e lui qualche volta faceva qualche spinta in più, allora andavamo fuori gioco. E queste sono due grandi giocatori che in quel periodo facevano la differenza. Adesso si trova pochissimo un giocatore come quelle due lì. Sì, ricordiamo quella Fiorentina, poi era la Fiorentina di un grande personaggio quale Claudio Ranieri, con il quale avete avuto modo di vincere tu una Supercoppa italiana contro il Milan, che era comunque un grande Milan, il Milan di Franco Baresi, di Dejan Savicevic. Qui ti vediamo intanto però con la maglia dell'Anderlecht, quando nel 1992 hai segnato alla Stella Rossa, che era la squadra campione d'Europa in carica. Questo penso sia un video attinente alla vecchia Coppa dei Campioni. Guarda, guarda delle, che gol, ecco, un gol di rapina segnato da Luis. Allora, Luis, ti volevo chiedere anche un'impressione su Ranieri, perché quest'anno è Ma stato un io di po'. Ranieri c'è una cosa bella, no? Nel senso che siccome ho avuto tanti allenatori nella mia carriera, io quando sono venuto a Firenze, no, lui mi ha voluto per forza perché mi ha detto che avevo un giocatore che dopo poteva giocare da tutte le fronti davanti, come la prima punta, seconda punta, esterno, destro, sinistro. E la cosa che dava fastidio, no, a tutti noi giocatori è che quando dovevamo, il sabato, quando eravamo in ritiro, dovevamo guardare la partita delle squadre avversarie. Non è che faceva vedere 10 minuti, un quarto d'ora, lui faceva vedere 90 minuti di partita, 90 minuti di partita, che era una rottura di scatola. Però se vogliamo, Luis, però la sua magna calità, e qui a Roma, Sponda Lazio, è arrivato un personaggio addirittura più folle in questo senso, perché parliamo del Loco Bielsa, che è maniacale anche in queste cose, nel vedere partite, studiare gli avversari. Probabilmente dietro i successi di un grande allenatore c'è anche questo. Tu da qualche anno hai intrapreso anche tu la carriera di allenatore. Sei maniacale così oppure agisci No, no, diversamente? io sono uno che massimo 20 minuti, 25 minuti faccio vedere le cose importanti, meno importanti delle squadre avversarie, soprattutto le cose che dobbiamo fare. Quarto d'ora, 20 minuti, non di più, perché come stato giocatore lo so che rottura, dopo un po' non ti guarda più le partite, come capitava anche in quel periodo a Firenze, dove alcuni si addormentavano, dove alcuni si aggiravano, non era più. Non interessava più a vedere tutte quelle partite, perché qualche volta si faceva vedere anche il 90 minuto quello che è successo nella partita, ormai è un po' normalizzato. E questo Ranieri era un uomo così, ma in campo, nello spogliatoio, era uno che voleva sempre grande concentrazione, determinazione. Abbiamo visto il miracolo che ha fatto quest'anno lì nel campionato inglese.
Sì, con il Leicester City, abbiamo parlato del Luis Oliveira allenatore, se si ispira o meno anche a Claudio Ranieri nello studio della partita, però va tenuto conto di un aspetto: tu hai smesso di giocare a 41 anni, seppur nelle serie inferiori, non avevi proprio voglia di smettere, Luis, fino a che il fisico ha retto, praticamente sei stato protagonista. Ma in posso dire che il calcio, per me qua il calcio è importante, perché da mio nonno, un bisnonno, mio padre, anche la sorella che giocava a calcio, per noi è fondamentale. È vero che ho giocato nella Serie A, Serie B, Serie C, C2, C1, Eccellenza, Serie D, mi mancava solamente l'interregionale, che la promozione che non ho giocato. Vuol dire che non è perché aveva 41 anni, io avevo sempre voglia di correre dietro il pallone. E questo poi peraltro è fantastico, Luis, perché poi, per chi non lo sapesse, la tua è una storia meravigliosa, perché tu sei cresciuto in Brasile, in un quartiere povero, ma nel 1985, quando eri giovanissimo, sei stato scovato da un osservatore argentino che era lì in Brasile, sei stato portato in Europa per partecipare a un torneo giovanile, dopodiché ti ha visto l'Anderlecht e da lì il Belgio è diventato la tua seconda patria calcistica, prima di diventare praticamente, se vogliamo, permettimi di dirlo, anche italiano a tutti gli effetti, perché ormai sono 24 anni che vivi nel nostro paese. Ma sì, ma prima di partire dal Brasile io non sapevo di partire dal Brasile per venire in Belgio, perché il giocatore che questa procuratura doveva portare non ero io, era il mio compagno di squadra. Siccome lui sapeva già che doveva venire, no? Non si interessava più a giocare a pallone. Allora, secondo lui, si è fatto male, ho fatto finta di essere male, non ha giocato la partita importante. Allora, io ero in sua riserva in quella partita, io ho fatto 2 gol, allora il procuratore ha cambiato, non ha preso più lui, ha preso me. Quello è stato già, diciamo, una fortuna importante per me. Sono arrivato in Belgio direttamente all'Anderlecht con una sofferenza tremenda, perché sono arrivato nel periodo il 25 novembre 85, tantissimo freddo, uscendo dal Brasile con il caldo, samba, pararati, arriva in Belgio trovando un ambiente veramente insopportabile. Ma io ho tenuto duro, perché la cosa più importante per me, io ho sempre detto, la mia storia era di aiutare i miei genitori. Con tanta sofferenza, con tanto ostacolo difficile che ho superato nella mia vita, sono riuscito a aiutare i miei genitori e anche i miei fratelli. Questo è il calcio, e grazie a Dio, perché è lui che mi ha dato la strada giusta. Sì, poi questa è una storia bellissima, addirittura l'amico che poi non ha giocato, tu hai giocato al suo posto, sono le classiche storie decise dal destino in una sorta di sliding doors. C'è molto Brasile nella tua storia, perché tu sei nato lì. E quindi io mi viene un assist per girarti un'altra domanda, perché il Brasile, adesso che si sta giocando la Coppa America Centenario negli Stati Uniti, è stato probabilmente, anzi sicuramente, la delusione maggiore di questa competizione, uscendo addirittura al girone nella terza partita con il Perù. Come ti spieghi la crisi del calcio brasiliano, proprio da parte del Brasile, che è stata la terra maestra che ha sfornato più di qualunque altro talenti a profusione, e come ti spieghi che poi non escono più fuori attaccanti di un certo livello, perché a parte Neymar non stanno più uscendo fuori gli attaccanti di una volta, i vari Romario, Bebeto? Io sono convinto che se tu fossi nato in questa epoca potevi giocarci tranquillamente nel Brasile, visti i nomi. Guarda, ma io ho avuto la possibilità di giocare nell'equipe nazionale. Io quando c'era ancora Paolo Roberto Falcone nella nazionale brasiliana, il suo secondo mi aveva telefonato una settimana prima della convocazione e mi ha detto: guarda che Paolo Roberto Falcone ha intenzione di convocarti per la partita amichevole, non so con chi era. E ho detto: guarda, è impossibile, perché ormai io ho chiesto la cittadinanza belga, è impossibile per me. E questo è stato già, diciamo, una cosa deludente. No, per me, soprattutto perché mio padre, perché io quando sono andato via dal Brasile da quasi 16 anni, e lui mi ha detto un giorno: io ti voglio vedere con la maglia del Brasile. Così, ma cosa sta dicendo? Ma questa è una fantasia, no? E quando mio papà ha saputo, perché sul giornale brasiliano è uscito un articolo dicendo un ex brasiliano ha rifiutato la nazionale,
E quando mio papà ha saputo di questa storia, no? Passato più 4-5 mesi che non voleva più sentirmi. Alla fine abbiamo fatto pace, perché io ho detto, se vado nella nazionale brasiliana mi convoco una volta e dopo è finito. Là invece no, un piccolo paese dove sto facendo bene con l'Anderlecht, che aveva più possibilità di esprimere le mie qualità e le mie fantasie. È vero che adesso il mondo del calcio brasiliano è in grande crisi, non ci sono più i grandi attaccanti come ha detto lei prima, non giocano più bel calcio come avevamo prima, dal mio punto di vista non c'è più attaccamento alla maglia, e questo fa tantissimo male, perché io sono brasiliano e vedere proprio la partita guardando in diretta a casa è stato eliminato, la prima volta che succede questo, vuol dire che il Brasile non è più il Brasile che faceva tremare tutto il mondo. Anche se poi, come tutte le belle storie, io credo che poi non può piovere per sempre, quindi di conseguenza il Brasile tornerà ad essere il Brasile, questo è inevitabile. Se hai delle considerazioni anche te, Francesco, in merito? Beh, il Brasile purtroppo in questi anni ha privilegiato più un calcio di stampo europeo, che non è nelle corde, nella natura dei giocatori brasiliani. Fossi in loro, cercherei di tornare alle origini, come si suol dire. Sì, poi questo qua è stato anche il tema centrale del film che è uscito da poco nelle sale cinematografiche, improntato sulla vita di Pelé. Beh, Pelé che partecipò al mondiale del 1958 in Svezia, dove prima di quel mondiale i brasiliani praticamente si erano snaturati, non facevano più la ginga e quindi di conseguenza snaturandosi non riuscivano più ad ottenere le vittorie, invece poi tornando ad essere loro stessi si sono accaparrati il primo mondiale della storia con un Pelé sedicenne assoluto protagonista. Io prima di chiudere il collegamento con Luis, ringraziandolo, gli chiedo qual è secondo lui la squadra favorita per vincere questo europeo, anche se le squadre di livello sono tantissime. E chi vincerà la Coppa America? Prego, Luis. Penso l'Argentina è una Coppa America, perché è una squadra straordinaria, sta dimostrando soprattutto lì davanti con Messi, Higuaín, che conosciamo già, un giocatore veramente strepitoso. Gli europei sono tre squadre che vedo bene, la Germania, l'Italia e la Francia. Sì, allora Germania, Italia, un po' quelle che ha detto anche Francesco Tusi. Io ieri ho detto un po' che nel dibattito con Sheridan Bird, nonostante lui fosse inglese, non vedeva favorita assolutamente l'Inghilterra. Io invece l'Inghilterra, nonostante Roy Hodgson, la vedo favorita per questo mondiale, se non altro perché ha i giocatori che valgono più di tutti, 751 milioni di euro, basta semplicemente metterli in campo nel modo giusto e l'Inghilterra può riconquistare un trofeo dopo il 1966. Valeria, avevi delle considerazioni da fare con lui, su SMS da leggere, e poi lo salutiamo. No, non abbiamo SMS da leggere, no. Bene, allora poi l'ultima domanda per Luis, abbiamo parlato di Ranieri, poi con questa concludiamo, avevamo parlato di Ranieri come uno degli allenatori più importanti nella sua carriera, ci sono altri allenatori, Luis, a cui rimani legato, che ti hanno dato anche fonte di ispirazione per il mestiere che da Ma io ti dico una persona, con Carlo Massone, era uno, da quando sono arrivato a Cagliari, un allenatore, un sargento, che le cose dovevano fare come voleva lui, e questo ci insegna anche nel mondo di oggi, no? che qualche volta ascoltare le persone più grandi, no? Ti fai aprire gli occhi, ti fa aprire la strada giusta dove dopo percorrere. Sì, sicuramente un grande maestro di calcio, Carletto Mazzone, l'uomo che ha il record di panchine in Serie A, tra l'altro ne ha parlato bene anche Roberto Baggio e anche Lulu Oliveira, ai nostri microfoni si aggiunge a quella schiera di calciatori che ne hanno sempre parlato un gran bene del Carletto nazionale, ma soprattutto c'è il fatto che anche Peppe Guardiola, che è un grandissimo, probabilmente insieme a Carlo Ancelotti e a Mourinho il miglior allenatore del mondo, che ha detto che in un certo senso si è ispirato anche a Mazzone. Benissimo, su queste ultime considerazioni noi ringraziamo Luis Oliveira per questo prezioso collegamento. Buon pomeriggio. Luis.